bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Oggi ho portato per voi dei video davvero spaventosi. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Ricordati anche di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. E adesso, basta parlare. Cominciamo. Sicuramente ricorderete il nostro amico che ha ripreso il fantasma di questo bambino. Oltre a questo filmato, sembra che l'uomo abbia ripreso altri fenomeni paranormali. In una stanza si ode qualcuno bussare. L'uomo è completamente terrorizzato, perché sa di essere solo in casa. E in quello stesso istante si apre la porta, e dove prima sembrava che non ci fosse nulla, appare la figura di un bambino. L'immagine è un po' sfocata, ma sicuramente è lo stesso spirito che era già apparso in precedenza. Il prossimo filmato ha qualcosa di incredibile, una cosa che non si vede tutti i giorni. Di solito, gli animali, quando sentono la presenza di uno spirito, tendono a fuggire. Logicamente, anche loro hanno paura degli spiriti. Ma nel caso di questo filmato, catturato da una telecamera di sicurezza, le cose sono un tantino diverse. Dal nulla appare questa strana sagoma dalle sembianze umane. La stessa si avvicina ad alcuni cani randagi del posto. La cosa strana è che gli animali sembra che non abbiano paura. Al contrario, è come se conoscessero quello spirito, come se non fosse la prima volta che lo vedono. Appena ho visto il filmato, la prima cosa che ho pensato è che magari poteva essere in vita una di quelle persone che amava molto gli animali. E sicuramente quegli animali hanno riconosciuto l'uomo. Altrimenti sarebbero fuggiti via dalla paura. Non so se questo filmato sia vero, però se fosse vero, sarebbe la prima volta che vedo degli animali che non fuggono davanti a un fenomeno paranormale. Come al solito, l'ultima parola la lascio a voi. Il prossimo filmato mostra due ragazze che stanno discutendo su alcune loro cose personali. Ad un tratto, una delle ragazze sente dei rumori provenire da una camera. Incuriosita, decide di andare a controllare e ciò che vede la terrorizza a morte. Io metto la camera perché si è che si, qui, si scuccia la pinche camera. Vete la verga, wey! Non mames, wey, wey! Vai, mette la verga, wey! Arrivata nella stanza, la ragazza nota un'ombra nera che sembra saltare su un lettino. Logicamente si spaventa perché sa di essere sola con l'altra ragazza. L'unica cosa che può fare è tornare dall'amica e raccontare l'accaduto. Dopo questo episodio, l'amica va a controllare nella stanza, ma arrivata lì non trova nulla. Non è la prima volta che si manifestano fenomeni del genere, ma quando succedono, la miglior cosa è rimanere calmi il più possibile e allontanarsi da quel punto. Vi è mai capitato di guardarvi allo specchio e magari all'improvviso notare che, riflesso nello specchio, c'era l'immagine di un fantasma? Questo è ciò che è capitato a questa coppia, mentre discutevano sui fenomeni che succedevano in casa loro. L'uomo stava riprendendo con una telecamera e, senza volerlo, ha catturato questo. Sia la donna che l'uomo sembrano non aver notato quello spirito.
Solo dopo, rivedendo le immagini, capiscono di aver ripreso qualcosa di spaventoso. Anche questo filmato potrebbe essere un falso, però mi interessa molto sapere la vostra opinione, ragazzi. Secondo voi è realmente un fantasma ciò che viene riflesso nello specchio? O è una burla? Ti è mai capitato di rimanere in casa da solo e di avere la strana sensazione di essere osservato? A volte può essere solo una sensazione, ma ci sono situazioni, come nel caso del video che sto per mostrarvi, che non è solo una sensazione. L'uomo, solo in casa sua, nota la maniglia del bagno muoversi ripetutamente, come se ci fosse qualcuno dentro. Anche se spaventato, l'uomo si avvicina alla porta e, dopo qualche minuto, decide di entrare, ma una volta dentro non trova nulla di strano. Dopo questo episodio, l'uomo decide di installare una telecamera a circuito chiuso. La stessa viene puntata proprio sulla porta del bagno. Durante il giorno non succede nulla, ma a una certa ora della notte. A tarda notte, la porta del bagno incomincia ad aprirsi pian piano da sola. Dopo di ciò, viene catturato un orbs passare proprio davanti alla telecamera. Per fortuna, sembra che questa entità non sia malvagia e quindi non voglia fare del male alla coppia, anche se queste situazioni creano sempre un certo disagio a chi le vive. Avreste mai il coraggio di entrare in un appartamento abbandonato da anni, sapendo che quel posto è infestato da uno spirito maligno? Questo è ciò che ha fatto questo youtuber. Recatosi sul posto, è entrato da solo in questo luogo e ciò che ha visto l'ha segnato per tutta la vita. Giudicate voi stessi. Entrato nell'appartamento, lo youtuber nota subito quest'essere vicino al muro. Nessun essere umano può rimanere sospeso vicino al muro in quella maniera. Avevo già visto un video che parlava di questi spiriti, che avevano l'abitudine di passeggiare sia sui soffitti che sulle pareti. Non ricordo bene il nome, ma questo particolare spirito ha la fama di essere maligno, ma anche molto pericoloso. Quindi, se ne vedete uno, vi consiglio di scappare immediatamente. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.